La chiave della città è stata consegnata dal sindaco di Macerata, Romano Carancini, alla vicepresidente della Repubblica Argentina, Marta Gabriela Micetti, diventata cittadina onoraria con una cerimonia nel cortile del municipio alla presenza delle autorità regionali, locali e dei rappresentanti delle istituzioni cittadine, per aver contribuito a rendere la nostra città più conosciuta, più apprezzata e più amata nel mondo, ha evidenziato, leggendo la motivazione, il presidente del Consiglio Comunale di Macerata, Luciano Pantanetti. Marta Gabriela Micetti ha origini maceratesi da parte paterna e profondi legami affettivi con il nostro territorio. Un messaggio speciale di solidarietà è stato dedicato da parte sua alle popolazioni colpite dal sisma. Bueno, è lo mejor de mi corazón, yo los abrazo y deseo que nunca más pase algo que los dañe, los lastime. Creo que tendremos muchos años buenos en Macerata. Yo sono molto emocionada, estoy muy emocionada, porque yo amo Italia, yo amo Macerata. Desde que soy muy piccola, mi padre, mi familia, siempre noi parliamo d'Italia, parliamo di Macerata, Macerata è il mio cuore e oggi è molto speciale perché io ho la cittadinanza della città, della villa, della città. E per me è una cosa molto importante. Il Presidente del Consiglio ha detto che lei contribuisce a far conoscere e amare di più Macerata nel mondo. Sì, sto molto convinta di aiutare l'Argentina a essere conosciuta, a fare conosciuta Macerata all'Argentina. Io voglio lavorare a questa cosa. Bellissimo, emozionante. Credo che l'averla incontrata fa capire a tutti perché abbiamo scelto di conferirle la cittadinanza. Alla cerimonia c'era anche l'ambasciatore d'Argentina in Italia, Thomas Ferrari, e il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. La provincia di Macerata è la più argentina delle Marche, è quella che ha dato il maggior numero di migranti verso l'Argentina. La visita a Macerata per la vicepresidente è stata l'occasione per avviare un protocollo con Regione Marche e associazioni argentine per individuare delle linee guida per promuovere progetti Italia-Argentina del XXI secolo, con uno sguardo non più solo alla celebrazione delle radici e della memoria, ma con l'idea di costruire una prospettiva nuova che guardi al futuro. Il messaggio di questa cittadinanza onoraria per la città di Macerata? Ma il messaggio è un messaggio molto importante perché la città tutta ha voluto dare simbolicamente le chiavi della città a una bellissima persona. L'impressione è stata molto bella, penso che abbiamo fatto bene. Una donna che si batte in politica con grande forza ideale, mi sembra che porti avanti le battaglie di inclusione sociale per i più deboli, per combattere le disparità presenti in Argentina. La cosa che si è potuta svolgere questa festa, e voglio però ricordare che si è svolta grazie al contributo determinante dell'opposizione, noi il merito vogliamo prendercelo tutto, anche perché mi sembra che il personaggio l'abbia meritato e non mi pento di questa scelta. Qualche domanda, forse non oggi, ma politicamente e tra qualche giorno dovrà farsi alla maggioranza se è ancora in grado di governare la città e se ha ancora i numeri. Mi dispiace dirlo in questa occasione, ma non posso fare a meno. Un esempio di grande valore, diciamo, del nostro Consiglio Comunale, e devo ringraziare tutti i consiglieri che hanno consentito e hanno condiviso questa iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria, sia di maggioranza e sia anche riguardo a quelli di minoranza. Chiaramente è una cittadinanza onoraria conferita a una persona di grande valore, oltre alle sue cariche istituzionali che sono di grande, diciamo, rispetto, di grande valore, anche per l'impegno per la quale, diciamo, si è, diciamo, profusa nella patria riguardo, diciamo, le categorie più disagiate, per la parità di diritti fra uomo e donna,
e per l'accesso al lavoro anche delle persone in stato di disagio, e soprattutto riveste un segnale importante per insaldare e per rafforzare i rapporti fra l'Argentina e la nostra comunità, diciamo, maceratese. Quindi diciamo è una cosa di grande valore e per un futuro a livello anche culturale, anche per iniziative culturali, commerciali e universitarie.